animali. Enrico Leoni, presidente dell'Associazione Difesa Animali. Oggi un giorno importante perché finalmente c'è il nuovo rifugio animali. Sì, è vero. Dopo tanti anni di battaglie, di lavori, di cose, siamo riusciti finalmente a inaugurare questa struttura, che è una struttura, come avete potuto vedere, all'avanguardia. Sicuramente come rifugio animali, da non confondere con canile, è il più grande che c'è in regione. Abbiamo voluto questa struttura perché crediamo si serva non solo, e speriamo che questo succeda, non solo per il comune di Arco, ma serva per tutta la comunità dell'Alto Garda. Negli anni diciamo che l'ADA ha conseguito risultati che sono stati riconosciuti da tutte le amministrazioni comunali della Busa. Perché? Perché ha fatto un sacco di interventi sul territorio, creando anche un'ottima sinergia con le forze dell'ordine. Sì, noi siamo partiti nel 1998 come piccolissima associazione, però con l'andare degli anni, con la capacità, con la serietà che abbiamo dimostrato e con la presenza continua, abbiamo dimostrato che siamo delle persone affidabili. Difatti abbiamo collaborato anche con altre amministrazioni, la giunta provinciale ci ha scelto per entrare nella consulta degli animali come associazione provinciale. Abbiamo collaborato alla nuova legge sugli animali della provincia di Trento, quindi siamo un'associazione che si è fatta conoscere in questi anni ed è conosciuta a livello provinciale. Come di consueto anche quest'anno i calendari dell'associazione che sono stati realizzati da voi, dai volontari e da tutti. Sì, questo è il calendario, questa è l'ottava edizione che è in vendita da qualche giorno. Il calendario ci serve per finanziare le nostre attività e soprattutto per pagare anche alcuni lavori che abbiamo ancora a terminare all'interno di questo rifugio. Si trova o qui da noi alla sede, ricordo che la sede è aperta tutte le sere dalle 20.30 alle 22, quindi chiunque può venire a trovarci solo per visitare il rifugio, qualcuno che ha problemi con i loro animali, abbiamo delle ragazze molto esperte, e anche comprare il calendario, che non fa male. Salvador Valandro, presidente della comunità di Valle, Alto Garda e Ledro. Questo nuovo rifugio animali, che è il più grande di tutta la regione, può portare a un'evoluzione della situazione appunto dei rifugi qui in Trentino? Ma sicuramente per la nostra zona diventa un modello di riferimento. È un'importante iniziativa che è stata condotta ed è nata ad Arco, e l'amministrazione di Arco l'ha cullata e finalmente oggi vediamo i frutti, ma non può ovviamente limitarsi solo alla città di Arco. Non a caso la posizione è una posizione felice, assolutamente baricentrica, in mezzo alla Busa, in mezzo alla valle, quindi da questo punto di vista non può che diventare appunto questo un centro di riferimento sicuramente sovracomunale e quindi di tutta la comunità. Io immagino anche per quello che sono le realtà vicine, la Val di Ledro piuttosto che la Valle dei Laghi. Ecco, da questo punto di vista l'operazione che qui oggi vede appunto nascere questo rifugio per animali è un'operazione che guarda in un futuro fatto meno di confini, perché gli animali non conoscono confini, e quindi da questo punto di vista un futuro sicuramente di comunità anche per gli animali. Parlando anche di gatti, visto c'è questa trattativa in corso tra l'ADA e il comune di Riva del Garda per quanto riguarda l'EMPA, per estendere il rifugio non soltanto ai cani ma anche ai gatti, cosa ne pensa? Come si svolge questa cosa? Quale futuro può avere? No, beh, immagino che si trovi un punto di incontro e che si riconduca tutto ad una sintesi anche dal punto di vista pratico, e quindi avere un unico centro che riesca a gestire sia i cani che i gatti. Un nuovo rifugio animali che è un rifugio super lusso a quanto pare. Sì, io l'ho definito 4 stelle superior, perché comunque è una struttura davvero bella, e la più grande della regione come rifugio animale. Questa è una grande soddisfazione per l'amministrazione comunale,
che in questa idea ci ha creduto da sempre. Io ho iniziato a vederla nel 2010, quando era ancora sindaco Paolo Mattei, e ci abbiamo messo tutte le energie. Non doveva nemmeno essere qua, doveva essere dalla parte del Cretaceo. Le cose si misero male, qui c'era un vigneto, trovammo delle difficoltà ulteriori perché c'era qualcuno che poteva esercitare la prelazione, però alla fine le cose sono andate bene perché siamo riusciti ad acquisire questi terreni dove qua siamo e c'è il rifugio animale. La mia soddisfazione è questa, perché tutti parlano, tutti dicono la loro, però alla fine quello che conta sono i fatti, le cose che si vedono, le cose concrete. Qua c'è il rifugio animale, questa è la unica risposta che posso dare. Poi ho iniziato con una battuta, visto che ci stava, ma 4 stelle superiori vuol dire tanto per me. Circle, dai larga, però non dai larga, così ancora, circle, ancora, circle, dai un altro, circle, pum, morta, giù, ok, resta, morta per finta, resta lì, chi morta. Adesso vediamo, morta, vediamo se ha paura o è coraggiosa. Yuki, morta così, ok? Adesso, Copri gli occhi. Giù, facciamo, facciamo.